Ciao a tutti, Roberto Cavalieri Channel, sempre qua, sempre in sede aziendale, sempre col brand Eletto Discount. Siamo in compagnia di Lorenzo. Ciao Lorenzo. Da dove vieni, Lorenzo? Da Racconigi, in provincia di Cuneo. Conigi, Cuneo, quanti chilometri sono? 200, tondi 200. Tanto per 200 andare, 200 tornare, sì. Come sempre. E poi ai nostri amici piemontesi ci vogliono bene, sia a Torino, Cuneo, Alessandria, Biella. Bene, ma perché sei venuto da me? 200 chilometri, non potevi stare qua a Biella, Alessandria, perché sei venuto da me? Perché volevo un'illuminazione ben maggiore rispetto a quella che avevo di serie dall'auto. Uh-huh. E mi sono reso conto tramite amici, tramite parenti che hanno già auto con impianto LED che il discorso cambia decisamente. Bene, ma perché sei venuto da me? Non potevi andare da qualche parte oppure internet, Amazon Prime 24 ore arrivava? Ho provato, però mi sono reso conto che con 30 euro non potevo fare volare il discorso lì, allora ho preferito, cercando su internet, su YouTube, siete comparsi più di una volta il vostro sito, ho visto i vostri video. Beh. Ho visto anche le recensioni, sono rimasto ottimo, grande. Grazie. Ho detto proviamo, voglio vedere. Bene, grazie mille. Bene, allora andiamo a vedere cosa abbiamo fatto, voilà. Marco Skoda Octavia 2018, faro, come sempre, come vedete ormai, faro a parabola. Cosa abbiamo messo oggi? Sirio? No. ZES 2? Dissipazione attiva? No. Compact? Bravi! Kit LED Compact, attenzione, kit LED Compact sempre della famiglia della LumiLED, perché utilizza sempre i ZES 2 con dissipazione attiva, quindi si casca in piedi, perché dal ZES 2 al ZES 2 Compact diciamo che è soltanto un discorso di miniaturizzazione, però attenzione, mi sono accorto che il Compact forse ha un taglio più preciso. Non su tutte le macchine, ricordiamo che ogni macchina ha la sua parabola, è possibile che un prodotto si sposa bene rispetto a un'altra macchina, questo è possibile. Però i test che ho fatto su varie macchine che montavano i ZES 2 con il Compact aveva un taglio migliore, quindi decisamente un prodotto che posso consigliare anche per un taglio molto preciso, come il Sirio, diciamo che la Sirio, la Matrix, LED Matrix e LED ZES, diciamo che si combattono per avere i tagli più precisi. Il Compact devo dire che è un ottimo prodotto. Bene, per quanto riguarda, non ci sono adattatori, non ci sono accessori supplementari per questo faro, quindi si innesta con delle molettine. Ma la problematica purtroppo non sta qua, sta qua. Diurno H15, mamma mia, questi H15 non ce la faranno mai, continuano a metterli sulle macchine. Problematico è dei LED attuali, dissipazione attiva o dissipazione passiva a nastri, gli ingombri sono veramente ridotti all'osso. Ridotti all'osso e purtroppo non si riesce, anche inserendo il prodotto, a fargli l'ultima rotazione per dargli corrente. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto il prodotto purtroppo Epistar che era stato precedentemente consigliato, ma abbiamo messo un prodotto senza avere, diciamo, il posteriore con nessun prodotto di dissipazione, quindi classico come se fosse un H15, ma a LED, LED Cree. Purtroppo è molto buono sul diurno, ma perdiamo l'abbagliante, o uno o l'altro, ragazzi, non possiamo lavorare con le potenze, con un prodotto senza dissipazione, senza niente, è chiaro che le potenze non ci sono. Quindi lavoriamo come il dimmer abbia, adesso vediamo, facciamo la doppia intensità diurno posizione, eccolo qua, questo qua è la posizione e questo è il diurno, eccolo qua. Posizione, posizione ancora e vedete l'abbagliante è nient'altro che un lampeggio, quindi purtroppo un po' l'abbiamo perso, diciamo che abbiamo dovuto fare più uno o più l'altro. Ufficialmente abbiamo lavorato molto bene sul diurno perché ricordiamo che il diurno è sempre acceso, quindi è la lampadina sempre quella più utilizzata. Per quanto riguarda spie, ovviamente non ce ne sono, macchina conclusa, ovviamente ricordate sempre i due tappi vanno modificati per la dissipazione attiva, per esempio del LED Compact, mi raccomando, soprattutto nei periodi estivi molto importante. Come sempre, Eletro Discount, un bel like su Facebook, info@elettro-discount.com, 02 98 26 0207, lo shop online che è shop.elettro-discount.com, e lui o non è lui, Roberto Cavalieri Channel, Instagram e sempre YouTube. Mi raccomando, descrizione dei prodotti sotto il video.
Ciao ciao.